dove c'è la superficie commerciale del signor Mariano Ronzetti o della signora Giuseppina Delfini, che si voglia dire che è la moglie, è questa zona qua in alto, questa qui, dove c'è un centro commerciale di proprietà del signor Mariano Ronzetti o Giuseppina Delfini, che si voglia dire. La zona di espansione del multimediale è questa qui, e qua c'è la zona industriale. Eccola qui, zona industriale degli Olmetti. Zona industriale degli Olmetti, eccola qua dove sta, non riesco, zona industriale degli Olmetti, eccola qua. Questa qua, eccola qua. Quindi tutto questo per dire che i signori se la cantano e se la suonano. Allora andiamo un po' più avanti, vediamo. Eccola qua. Allora qui c'è la zona industriale attuale che arriva più o meno in questo punto qui. Qui ci sono i terreni del signor Ronzetti. Qua c'è la zona invece commerciale della moglie, della signora Delfina. Che cosa ha fatto il signor Ronzetti? Praticamente si è fatto approvare. Allora, lui ha regalato quest'area qui al comune, che era sempre sua, perché prima arrivava, il taglio era questo qua. Praticamente ha ritagliato questo punto, questo apice di questo triangolo. E quindi lui adesso ha adesso la sua bella zona industriale, che una volta era zona agricola, valore 10 euro a metro quadro, più o meno 15 metri a metro quadro, 20 a secondo della valutazione della produttività agricola, e che oggi invece ha una sua bella zona industriale di espansione, anche lui di qualche ettaro, che vale almeno 200-300 mila, 500 mila euro a metro quadro. Mi sembra che non sia, diciamo, come compensazione al suo atto di denuncia, no? Che lui è andato in consiglio comunale a mettere agli atti una sua denuncia, che poi non ha però fatto seguire alla Procura della Repubblica, ha fatto una cosa incredibilmente devastante, devastante sotto il profilo della moralità, devastante sotto il profilo della liceità, della dignità, del rispetto delle istituzioni e quant'altro. Ecco, qui siamo all'interno del cunicolo degli Olmetti, che è una cosa unica. Questo cunicolo probabilmente non esisterà più fra qualche mese o fra qualche anno. Quindi, in conclusione, che cosa voglio dire? Voglio dire che questo scempio, che è in atto da tantissimi anni, oramai ha raggiunto il suo apice. Cioè, qui si continua a dire che si vuole rifondare una nuova società, una nuova cultura, un nuovo modo di agire, e le cinque liste civiche che ci sono a formello di tutte le estrazioni politiche, più o meno libere liste civiche o più o meno aderenti a partiti politici, comunque dicono quello che sto dicendo io adesso, cioè vogliono una realtà sociale, culturale, morale che riprenda i vecchi canoni della tradizione rurale italiana e che ci riporti. Questo è Formello, ecco, così vi rendete conto anche del territorio circostante. E questo è il mio libro. Questa è una tomba etrusca, eccola qua. Questa è la più antica tomba etrusca al mondo, che è del circa 570 a.C. E da dove dista dalle zone di cui parliamo, in linea d'aria 500 metri. È una cosa unica che sta andando in rovina. Pensate che ancora, vedete qua, c'ha l'intonaco colorato, vedete? Qui c'è l'ocra, cioè non l'ocra, c'è una, questa è la parte in rosso, fatto con
Oddio, va bene, il rosso pompeiano per capirci, insomma, è sempre quello che poi hanno adottato anche i romani. E c'erano mi ricordo anni fa, delle raffigurazioni, e oggi sono sparite perché è completamente abbandonata. Ecco, questo è l'ingresso della tomba e questo è l'interno della tomba. Ecco, qua si vede che c'è qualche. È una cosa unica. Ecco qua. Cioè, questi sono i luoghi all'interno di questo territorio. Questo si chiama Piazza d'Armi ed è qui ci sono dei templi etruschi, cioè, c'è un abitato difensivo, c'è una cinta muraria di circa 8 km. In blocchi di pietra della dimensione di 80 cm per 50 per 50, un'opera ci ciclopica di cui questa gente che fa questi affari qua non sa nulla. Ecco, queste sono le cose che noi abbiamo. Ecco, cioè cose incredibilmente belle. Questa è un'altra tomba. Va bene, allora questo vi volevo dire, questa è in pratica la mia assicurazione sulla vita, perché oramai la divulgherò ovviamente dappertutto e la farò seguire ovviamente da una denuncia alla Procura della Repubblica in modo, diciamo, da mettere bene in chiaro il ruolo svolto in tutta questa vicenda da questa. Diciamo, non so neanche come definirla, diciamo, entità, ecco qua ci sono alcune rappresentazioni schematiche, addirittura c'era un lago fatto con una diga, qui, proprio sempre in questa zona, insomma, se, a distanza di, ecco, vedete, questa è via di Santa Cornelia, questa è la zona che è interessata e qui. Da quegli, e quel che mi stavo dimenticando anche di una cosa molto importante, da quegli acquedotti, da quegli cunicoli etruschi, da uno di quelli si, diciamo, riempiva un bacino artificiale, quindi 2700 anni fa gli etruschi avevano tecnologia anche per fare le dighe artificiali e avevano realizzato questa diga della lunghezza di circa 1,5 km. E della dimensione massima, di sezione massima di circa 150-200 metri in questo tratto qua, che serviva come bacino di recupero dell'acqua, di serbatoio dell'acqua per i periodi siccitosi. Ecco, questo, concludendo con questo, mi sembra che abbiamo detto molto e più di tanto e più di quello che era sufficiente. Grazie e ciao a tutti.